Alfredson, Sara. Sciole. Ancora Sciole, ha superato Pellegrini, insiste Sciole, prova a mettere dentro. Azione. Soltanto lui poteva crederci, soltanto lui poteva andarci in questo modo. Il gran parte del merito di Sciole che vince questo contrasto, dà la palla è perfettamente regolare la posizione, vedi, vince il contrasto, rientra e poi sta. Quello là è nettamente regolare secondo me, e Toni lì non sbaglia assolutamente, si fa sempre trovare, questo è veramente alla precedente stagione gestione. È mancato tantissimo Mandolini, questo è il giocatore veramente che ha fatto impazzire l'entusiasmo il tifo veronese, il gol di Luca Toni che è andato poi a caricare i suoi sostenitori, ha segnato sotto la curva Luca Toni il suo terzo gol in campionato e ha riacceso le speranze dell'Hellas che era andata sotto per effetto del gol di Floccari. Floccari e Toni sul tabellino dei marcatori, quarto gol in campionato per Sergio Floccari, il terzo di Luca Toni, ma il primo su azione in questa stagione, i due precedenti li aveva messi a segno su calcio di rigore. Ma Sciole come facevano a farlo giocare alla Sampdoria e terzino non si capisce, perché veramente ha queste caratteristiche di corsa, che è vero che può fare tutta la fascia, ma soprattutto in fase offensiva ha capacità di dribbling. Alla presenza numero 330 contro per Toni, la volata di Supreyen che prova a liberarsi, Supreyen che la mette dentro, troppo addosso al portiere, ha parlato consigli, Toni da mezz'ora che stava chiedendo la palla. Sì, poi è rientrato col destro.